Bella ragazzi e bentornati finalmente a una serie, una di quelle serie leggendarie che rimangono comunque nella mente e nel cuore delle persone, cioè questa classe è Overpower, finalmente è tornata, dopo un anno e mezzo, forse due, i primi episodi li facevo su Melagodo, veramente su MV2 o MV3, non mi ricordo, comunque li facevo su Melagodo. E vorrei ricominciare questa serie però sul mio canale, perché vorrei più concentrarla qui rispetto a Melagodo. Magari su Melagodo caricherò qualcos'altro. Comunque in questi due giorni praticamente è uscito Ghost. Io ci ho giocato 4 ore, io ho 4 ore di gioco e sto a livello 16. Sto a livello 16 perché non si sale su sto gioco, non si sale. Cioè avete la stessa possibilità di salire su sto gioco che di salire sulla Torre Eiffel a piedi nudi, senza ventose, quindi è un po' complicato. Comunque, ricomincio a fare questa serie appunto perché a parte che ci tengo e poi molta gente, sono anni che me la chiede, quindi magari anche i nuovi iscritti la cominceranno ad apprezzare. Diciamo che in questa serie io quello che voglio fare è darvi dei consigli su come, su quali classi usare, su dove utilizzarle, come, quando, perché e soprattutto perché. Insomma, perché voi direte perché? Perché non è perché? Vabbè, a parte le stronzate. E parlando un po' della partita, praticamente è un dominio su Strike Zone, che Strike Zone è la mappa che ho giocato di più, penso, perché è disponibile da giocare da agosto, perché io, per chi non lo sapesse, sono andato a vari eventi di COD e c'era Strike Zone, che è la mappa quella che trovi la cam negli appro e se sfonda la mappa e bla bla bla, ma non ce ne frega niente, magari lo diremo in un altro video. Dominio su Strike Zone, perché dominio? Perché io avevo necessità di fare un gameplay, quindi ero in gruppo, ho detto no raga, famo dominio perché su uccisione confermata non riesco a fare più di 30 kill, e fare un gameplay con 30 kill magari sarebbe un pochino noioso. Comunque sto usando nel video la K12 con silenziatori e caricatori aumentati, poi vi dico un po' di pareri che ho su quest'arma perché raga è qualcosa di spaventoso. I perk che uso sono prontezza, maratona, predatore, sciacallo, concentrazione. Poi come ricompensa c'ho il cane, il mitico Woof Woof, Lined e l'elicotterista. Allora, parlando un po' dell'arma, cioè raga, l'arma è... ogni arma che c'ha A, la A come iniziale è forte. HK su COD 4, HK su MV2, AN su Black Ops 2, mo H12. Ragazzi, se voi usate la K12 col silenziatore, coi caricatori aumentati, con questi perk, siete Cristo in terra. Non sto scherzando, siete veramente invulnerabili. Perché su questo gioco, prima stavamo discutendo un po' nel gruppo, che a parte il fatto che i server non ci stanno, secondo me, perché una volta io sono uscito da una partita, ha detto cambio host, quindi secondo me i server non ci sono. Però, e magari li metteranno su One, questo non ne ho la minima idea. Però la connessione, non si capisce se è la connessione o proprio il gioco, perché a parte il fatto che è inutile, proprio scordate per fatto di giocare su veterano, raga, è inutile, perché su normale killate con la stessa quantità di colpi che voi utilizzate su Black Ops 2 per uccidere una persona su veterano. Con quest'arma silenziata, shotte a cross the map. C'è sta quella mappa là ambientata in quel cazzarola del castello de merda, in mappa gigante, wasteland dei poveri, che sarà lunga 3 km e esce quest'arma, 4 colpi a raffica e sciotta, è troppo forte. Quindi io vi consiglio di usare questa, ve la consiglio e non la usate in mappe troppo grandi, perché praticamente è un fucile d'assalto, però funziona come una mitraglietta, cioè è troppo forte, veramente se la usate ve ne accorgete. I perk, diciamo che ho usato un po' di... avevo provato un po' di combinazioni dei vari perk, no? Poi ho visto un video di Power che diceva che era, diciamo, necessario concentrazione e predatore, quindi l'ho aggiunti. Praticamente concentrazione mi sembra che è il perk quello che non vi fa oscillare l'arma mentre quando vi colpiscono, vabbè, sciacallo è sciacallo, predatore è sempre lo stesso, cioè che vi muovete più veloce mentre mirate, maratona c'è lo scatto illimitato, c'è lo scatto illimitato, e prontezza, se non ho capito male, se non ricordo soprattutto male, è un perk che praticamente vi rende disponibile l'arma prima dopo lo scatto. Praticamente sarebbe come un pezzo gioco di prestigio di MU2. Oppure c'è stato pure quel perk che non mi ricordo bene, che, beh, praticamente penso che miri più veloce dopo la corsa. Questo è. Per le ricompense ho scelto quelle perché, a parte il fatto che il SATCOM è inutile, se ne devono tirare due per averci uno WAV decente. Perché tipo, da quello che ho capito, col primo SATCOM si spottano i nemici solo sulla mappa, solo se i compagni li stanno guardando. Con 2 esce un WAV normale, con 3 non lo so, e con 4 penso il WAV avanzato. Ma dite, quando cazzo mai ci saranno 4 SATCOM insieme? Io ancora non l'ho visti, manco 2 insieme, no 2 sì.
Però vabbè. Comunque, poi Lind, perché è Lind, fa pochi kill, perché sembra il Cobra di MU2 rispetto a quello di MU3 che era devastante. Sembra il Cobra di MU2 che non killa mai. Però diciamo che due kill ve le fa per arrivare all'elicotterista. Che l'elicotterista è la cosa più scomoda, più scomoda che io abbia mai guidato in un gioco. E l'altro giorno ho giocato a Battlefield e mi sono schiantato con un quad. Vi dico solo questo. Ma l'elicotterista non si può guidare. Cioè serve proprio una patente a parte. Un altro gioco, Elicotterista Simulator 2014, che va aiuta, perché è qualcosa di... Io all'inizio non avevo manco capito che lo dovevo muovere. Quindi pensate un po' il livello di demenza che c'è nella mia mente. Praticamente voi lo muovete, ve l'ho un po' impappinato, e quel RT sparate, praticamente un supporto aereo, solo che fa molto meno danno rispetto a quelli che c'erano prima. E è la penultima ricompensa che c'è nel gioco. E per chi non lo sapesse, praticamente su Ghost c'è la possibilità di sbloccare le cose o raggiungendo il livello oppure comprandole con vari punti squadra che si ottengono durante le partite. Non ho capito bene con quale criterio. Per il resto, Lind, come ho detto, non uccide, ma due kill ve le fa per arrivare all'elicotterista, poi ne fate un'altra voi e barangiate, vaffanculo. Il cane c'è chi dice che è inutile, invece a me mi ha salvato un sacco di volte il culo quando sto girato de spalle, perché quello se gira c'ha l'aimbot e gli mozzica il culo al nemico, e quindi anche quello è molto, molto bello da usare. Anche perché le prime ricompense sono il SATCOM, che ho levato perché è inutile, poi c'è il cane e basta praticamente, perché io... Oltre queste c'è l'ultima ricompensa che è da 15, che ancora non la provo, che però penso quella sia abbastanza devastante. Altrimenti c'è il Jagger e il Maniac, però non mi piacciono, perché non l'ho provato il Maniac un po' di volte, ma non mi piace per niente. Comunque, come ho detto, ho provato varie combinazioni di classi, però vorrei che nei commenti ora voi mi scriviate, se vuol dire, sì, vabbè, coniamo questo termine, spero che si possa dire. Mi scriviate una classe da utilizzare, perché ho visto altre armi forti, tipo il Loney Badger, il Money Grabber, che è abbastanza potente anche quello. Però la K è un altro mondo, raga. È troppo forte, è troppo più forte. Provatela con questa classe e ve ne accorgete. E scrivetemi una classe sotto nei commenti. Diciamo che questo gioco secondo me non è adatto per niente, per nulla, proprio zero, meno dello zero, proprio un valore minimo, infinito minimo proprio. E non è adatto per niente alle mitragliette, perché se vi capitano su Strike Zone possono pure andare bene, perché so è una mappa minuscola e c'avete tutti i cazzi che vi pare e potete farvi giretti che vi pare. Però già col fucile d'assalto, col predatore, fidatevi che la differenza non la notate. Quindi potete tranquillamente usare un fucile d'assalto rapido come la K col predatore e fate il culo a tutti come in sta partita. Ah, non vi dico il risultato finale perché ovviamente se non spoilero. Comunque non è niente di... Cioè è una buona partita, per carità, perché ne avevo fatta pure un'altra tipo 44-6 su... Non mi ricordo il nome della mappa, quella col cratere al centro. Però ho scoperto, io non so perché, ma praticamente una volta che voi arrivate alla ricompensa più alta, almeno a me è successo così, non so perché, poi magari sto di una stronzata. Una volta che voi arrivate, tipo, che ne so, a elicotterista e poi ricominciate la serie e arrivate al cane, l'elicotterista è sparito, non me l'ha fatto chiamare, non capisco il perché. Ora, probabilmente non sono cumulabili le ricompense, però a sto livello che arrivo all'ultima, poi richiamo la prima perché sto in serie e me la levi, è sempre un pezzo di merda, è sempre un pezzo di merda, ma ci sta. Comunque, ribadendo il concetto, usate la K con quei perk, perché è fortissimo, usatela nelle mappe come Strike Zone, le mappe su come Strike Zone piccole è perfetta. C'era un'altra che era Warrock, non so come si dice, che è anche lì va bene perché sono mappe non troppo giganti, ma tipo quella del castello lasciate perdere, usate il cecchino e mettetevi in un cespuglio perché non c'avete speranze. Cioè io non ho mai visto una mappa con un castello in mezzo a una prateria in cui la gente può camperare dietro ogni muro. Almeno Wasteland era aperta e facevi quello che ti pareva e bla bla bla. Però vabbè. Comunque, come ho detto, secondo me il gioco non è adatto alle mitragliette, è più adatto ai fucili d'assalto. Il cecchino ancora non l'ho usato. Al limite, secondo me, ci saranno milioni di gameplay con le mitraglioni, quelle pesanti, quella alla Rambo, che rompi il culo a tutti. Però comunque in generale a me il gioco sta piacendo moltissimo, devo dire la verità, tant'è che ho il ratio altissimo, cioè io rispetto a Black Ops 2 ci sto giocando a parte tantissimo di più, ma il ratio tipo io ho 2,16 tipo di ratio,
A molti miei amici non sta piacendo, non so perché. Sinceramente, io mi trovo molto meglio qui rispetto a Black Ops 2. A parte il fatto degli spawn che non mi piacciono per nulla, e a parte il fatto del cinema che hanno levato il cinema. Ora, Infinity World, ho capito che su MWTR Cinema faceva schifo. Però non potete levarlo totalmente. Miglioratelo un pochino almeno, capito? Possiamo fare quello che ci pare. E anche perché io ora devo registrare ogni gameplay perché magari esce la partita giusta. Sai, se io questa la registravo, ma abbiamo del culo, proprio detta così. Comunque, vabbè, il video comunque è finito. Io vi lascio qui. Come ho detto, segnatevi la classe, raga. K12, silenziatore, caricatori aumentati, prontezza, maratona, predatore, sciacallo, concentrazione, cane, hind, elicotterista. Mamma mia, para la formazione Daruma. Vabbè, lasciate un like, un commento, arriviamo a 8000 like. Commentatemi sotto scrivendo una classe da utilizzare. E noi ci sentiamo alla prossima. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ricordatevi che inizierò il Root Commander su PS4 a pezzo inizio dicembre. Quindi, noi ci sentiamo alla prossima. Lasciate un like. Bella.